La notizia di oggi è che dopo 30 anni di latitanza è stato arrestato il boss Matteo Messina Denaro. E la prima domanda che ci faremo oggi è proprio questa: è stato arrestato o si è voluto far arrestare? Lo script sembra proprio quello di un "mi voglio far arrestare, visti i problemi di salute, ma non voglio neanche far vedere che mi costituisco". Il boss è stato trovato all'interno di una clinica privata dove stava facendo delle terapie sotto il falso nome di Andrea Bonafede e, se ci pensiamo, era abbastanza libero di andare a fare queste terapie. La cosa mi ha fatto un po' riflettere perché circa 7 mesi fa, come ricorderete, ho fatto proprio il video sulla questione Matteo Messina Denaro, evidenziando anche tutta una serie di cose, in particolare il fatto che in 30 anni non solo non era mai stato avvistato, non ha mai fatto una fuga, era praticamente un fantasma. Qualcuno tra i vari dibattiti televisivi aveva detto: io ho saputo che era ammalato, probabilmente sta voce girava, ma secondo me non girava perché qualcuno l'aveva fatta girare, ma semplicemente perché c'era già in progetto il fatto di capire come questa malattia si stesse evolvendo e quali sarebbero state le decisioni prese, perché Matteo Messina Denaro non è decrepito, è ancora giovane e con una malattia che necessita determinati tipi di cure, molto probabilmente ha valutato anche l'idea che in carcere non ci passi tantissimo tempo, comunque il carcere lo fa in un modo molto più libero, perché al di là di qualsiasi regime carcerario, se sei malato devi poter accedere alle cure. L'importante è che l'hanno preso. Poi, come sia arrivato il risultato non lo so, io non c'ero. L'idea che poi si fa dall'altra parte, l'utente medio tipo me, è: ma l'hanno preso con delle indagini, l'hanno seguito, o è stata fortuna da un certo punto di vista, perché c'erano tracce in passato in Spagna, c'erano tracce qui che si era operato un intervento oftalmico, come dicevo, il fatto della dialisi, il fatto che abbia preso questo macchinario per una insufficienza renale, e adesso la parte quella relativa alle cure necessarie per un male probabilmente difficile, a me fa pensare più che a un'indagine a un qualcosa che prima o poi sarebbe dovuto avvenire. Però ben venga che i carabinieri del ROS lo abbiano preso, ben venga che si chiude anche questo capitolo in Italia. È anche vero che sicuramente tutti quelli che sono intorno a questo boss ci sono ancora, cioè le strutture, tutto quello che comunque era legato ci sarà ancora, perciò da qui sarà sicuramente un'indicazione per andare a cercare tutto quello che c'era come sottostruttura, perché se lui è riuscito a rimanere latitante 30 anni, qualche struttura sotto c'era. Ok, ho preso il boss, ma a chi dava ordini il boss? Da chi li prendeva gli ordini? Come era strutturato tutto questo apparato che ha mantenuto il boss per 30 anni invisibile, con cure, documenti falsi, rifugio, controlli e via dicendo? Perché, raga, quando vi cerca un intero paese, difficile stare a Palermo e non essere visti. L'aver preso un boss di questo calibro in questo periodo, poi a livello politico, sicuramente è molto importante. Va da sé che invece chi aspettava giustizia, chi era figlio, nipote, parente delle vittime, e ci sono state negli anni anche per mano di Matteo Messina Denaro, in questo momento saranno sicuramente più soddisfatti. Però adesso interroghiamoci su quale struttura c'era dietro a Matteo Messina Denaro, perché secondo me è la cosa più importante. Poi, se volete fare un approfondimento su quello che è realmente Matteo Messina Denaro, io ho fatto un video, lo trovate comunque nei suggeriti, oppure cercate Cicalone Matteo Messina Denaro, e casualmente proprio qualche mese fa mi era venuto in mente di farlo, perché secondo me era abbastanza normale il fatto che erano 30 anni che questa era latitante. Ho detto, dentro di me ho detto, ma com'è possibile? 30 anni, latitanza, la gente invecchia, i sistemi cambiano, le tecnologie cambiano. È vero che si rimane latitanti rimanendo fuori dalle tecnologie, no? Il famoso metodo dei pizzini, perciò fogliettino di carta dato alle persone di fiducia, omertà, tutto quello che comunque contraddistingue determinate strutture ha permesso anche questo. Però parlarne è sempre importante, e anche un pochettino per i ragazzi, perché poi quando io feci il video tanta gente sotto dice: ah, ma io non sapevo niente. Ed è anche
normale che al momento ragazzi giovani ne sappiano poco, perché poi è un argomento poco dibattuto, salvo quando c'è stato qualche arresto di gregari, di gente collegata a Matteo Messinaro, o comunque si supponeva che fossero collegati, allora magari qualche notizia la leggi, però già il ragazzo poco legge il giornale, poco segue il telegiornale, perciò difficile che poi sta notizia l'abbia colpito, a meno che ovviamente, come succede sempre, ci fai una serie, il più grande boss latitante, no? E gli dai un nome di fantasia fighissimo, stile boss criminale, il mafioso più imprendibile, con la serie che metti magari su qualcuno di queste piattaforme streaming, vedrai che dopo la gente si inizia a interessare, come successe per la Banda Magliana, come successe per Gomorra, come successe per Suburra. Basta che tu gli fai una serie, li appassioni. Detto questo, se avete altre informazioni, altre notizie, perché ovviamente la notizia è di stamattina, ci saranno sicuramente altre evoluzioni, altri dettagli, altre cose. A malapena abbiamo visto una foto di sfuggita per capire com'era diventato oggi. Scrivetemele qui sotto, pensando che il video è stato fatto in mattinata e durante il giorno, durante i giorni successivi, tante cose cambieranno e qualcuno verrà a scrivere: a Cicalo hai sbagliato! E no, io il video lo faccio prima. Boh, aggiungete voi dettagli se ce ne sono. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dal 1993 è latitante uno dei boss di Cosa Nostra più potenti in assoluto, o perlomeno questo si dice, perché Matteo Messina Denaro, secondo tutte le procure, secondo tutti i giornalisti, è l'erede di Bernardo Provenzano.